Eccoci qua, siamo in diretta. Buonasera a tutti e bentrovati a questa ultima puntata di Parole in Tasca, la sfida, dove questa sera faremo i sorteggi. E come sempre do il benvenuto alle persone che sono qui presenti. Vado nell'ordine: Cristina, Milena, Stefania e Renato, i nostri rispettivamente primo e terzo classificato. E abbiamo Marinella che ci dovrebbe raggiungere più tardi, che lei invece si è classificata seconda. Quindi salutiamo tutto il pubblico e quindi passo subito la parola a voi, Milena e Cristina, anche Stefania e Renato, se volete dire qualcosa prima di procedere. Bene Andrea, intanto io saluto Cristina e Stefania e Renato. Questa sera in pratica abbiamo l'onore di andare a creare le squadre che inizieranno a sfidarsi dopo l'estate. Quest'anno Andrea se ne sono iscritti molti, quindi significa che il format piace. E abbiamo qua Stefania e Renato, possono darci il proprio giudizio. Sì, beh, noi Stefania. ci siamo divertiti. Vai. Ma dai, per quello che mi riguarda è stato divertente, non è stata una cosa ansiogena, anzi è stato piacevole anche conoscere altri autori e anche ho ascoltato anche le puntate dove io non c'ero ed è sempre una cosa piacevole per me, è una gran compagnia quando c'è, per cui la guardo sempre e penso che sia piacevole per chiunque partecipa, comunque vada a finire perché la cosa non è quella di vincere, ma proprio di confrontarsi e di conoscere altri autori. Renato, tu? Sì, sono d'accordo, anch'io mi sono divertito tantissimo e soprattutto per gli amici che ho sentito, che hanno seguito la trasmissione, si sono divertiti loro. Questa è la cosa più importante. Cristina, Scusate. anche noi ci siamo divertiti, no? Molto, per me è stata veramente una bella esperienza. E anche per me è stato un piacere conoscere tantissimi autori, che sia dilettanti o scrittori già emergenti, quindi spero che poi la prossima edizione sia ancora più arricchita di questo. Questa sera, cara Cristina, abbiamo qua, siamo pieni di bigliettini perché adesso inizierà Faccio qualcosa vedere anch'io, ce di l'ho qui tutti, dopo li importante. faremo vedere di volta in volta. Esatto, Quindi, esatto. di Allora, adesso qualcosa, vuoi spiegarci un po' quello che faremo? sì, allora, adesso io andrò a estrarre le due lettere, la lettera A e la lettera B, dove A sta per la squadra di Milena e la lettera B per la squadra di Andrea, ok? Una volta fatto il sorteggio della squadra, si procederà all'estrazione dei numeri che vanno da 1 a 14. Non so se si un vede po' più bene. a destra devi andare, ecco. Ecco, da 1 a 14, in base al numero, poi Andrea o Milena diranno le squadre che si verranno man mano a formare. Quindi adesso per l'estrazione della lettera A e della lettera B sarà Stefania a darmi poi lo stop durante il miscuglio che farò adesso nel coso. Allora, sto piegando i bigliettini e li sto mettendo in questa scatola trasparente. Ok, dopo io e Milena, prima di iniziare l'estrazione, faremo vedere fin da subito il calendario dei incroci e spiegheremo un attimo come funziona. Poi io e Milena iniziamo a fare l'estrazione. Allora, io ho già messo nella mia Sì, scatolina. intanto tiriamo fuori la vita così vediamo tra io e Milena dopo chi inizia. Ok. Vediamo se mi riesce a. Dai, tentiamo. Stefania, mi deve dare lo stop. Stop. B. Ok, allora dopo la prima estrazione l'andrò a fare io. Farò vedere praticamente i vari nomi che metto dentro e dopo saremo alternati, uno io e uno Milena. Li pieghiamo in diretta e li mettiamo dentro al contenitore e poi si procederà alla estrazione vera e propria. Nel frattempo vi Ok. metto qui il calendario perché adesso Stefania, in qualità appunto di vincitrice, dovrà prendere una decisione. Adesso vi metto qui intanto il calendario. Si vedrà pochino perché purtroppo in alta definizione non è piccolo, adesso ve lo metto. Eccolo qua, e nel frattempo ve lo spiego come è composto. Come potete vedere, ci sono i numeri da 1 a 14. Da 1 a 14 ha i numeri di Cristina, e comunque chi è che verrà
estratto, finirà in uno di questi gironi alternati, uno io e uno Milena, per completare 3 a 3 i vari, diciamo, numeri, come abbiamo detto. Stefani, in qualità di vincitrice, tu invece, se vuoi, puoi stare in coda, se vedi ci sono, diciamo, sul 15 e sul 16. In caso di vittoria, ti sfiderai con 3 persone da una parte e 2 dall'altra. Queste persone non ci sono perché si chiamano i selezionati, perché sei tu a selezionarli. Diciamo, tra le persone che vorrai portare a piacere tuo che non fanno parte di questa sfida, oppure se non vuoi portare persone di tua fiducia, puoi prendere, diciamo, le persone che verranno eliminate nella nuova edizione. Diciamo, prima che arriveremo al 15 o al 16, ci dovrai dare 5 nomi. Se no, altrimenti si procederà al sorteggio e sarà puramente casuale tra gli eliminati. Quindi, perché se passerai alla fase successiva, ci sono i quarti, se vedete, ci sono solo 2 di quadri. Quindi è solo questo qui per agevolare, ovviamente, chi ha vinto perché ha questo premio in più. Se vuoi stare sul 15 o sul 16, se vuoi stare da 1 a 14, come abbiamo detto già e come avevamo scritto, scatterà di una posizione una persona che rimarrà fuori, diciamo tra le persone che si sono prenotate. Ma non è un problema perché sempre. Quei quadri che saranno da riempire li deciderà sempre Stefania, come abbiamo detto poco fa. Quindi sta a te, Stefania, decidere dove vorrai stare. Io vorrei stare per ultimo al 16. Sul numero 16, ok. Allora, il numero 16 sarà la posizione tua. Aspetta, lo vado a segnare, che ho qua il riquadro, pure me lo segno. Ovviamente questo riquadro adesso stasera in diretta non lo riesco a compilare, però lo vedrete pubblicato domani, massimo dopodomani, con i sorteggi che faremo adesso tra poco. Quindi se vuoi stare sul 16, Andrea, aspetta, ti segno qua. se va via la voce, se va, cerca di parlare un po' più vicino al microfono. Perché ti ho messo abbastanza che sto scrivendo pure, perché apposta. Ok. Ok, se qualcosa se non si è capito, ditemelo che lo rispiego, eh. O si è capito? No, se hai capito, ha detto che entro domani o dopodomani il grafico sarà completato e messo sulle nostre home. Esatto, infatti, perché io adesso tanto stasera non ce la faccio, quindi lo vedrete domani, esatto, dopodomani. Quindi allora io e Milena nel frattempo iniziamo a piegare i nomi, quindi inizierò io a far vedere il nome e sarò io a fare le Ok. stazioni. Il primo nome, eccolo qua. Aspetta, Allora, i numeri. prima dobbiamo piegare noi prima i biglietti, i numeri dopo. Sì, i numeri li ho già Intanto faccio piegati, il primo nome, comunque. eccolo qua. Non lo so, Serena Andrea, tu Barsottelli. dici, lo vediamo e lo leggiamo, così magari. Sì, pieghiamo e leggiamo in diretta, sì. La mia prima è Serena Ok. Barsottelli, che intanto lo piego e lo faccio vedere che lo metto poi nel contenitore. Ecco, il mio Eccolo. contenitore qua. Io ho questo bicchiere qui. Vai te, Sì, Milena, ho con una l'altro. bella coppa. Tocca a te, Fai Milena, con la vedere il nome tua. e lo pieghi. Ok, Marco Francesco Picasso. Ok, nel frattempo che Milena piega e mette il contenitore, io vado avanti sul successivo. Eccolo qua, Margherita Bonfiglio. Vado a riporre anche lei. Eccolo qui. Angela Caputo. Vado con l'altro, Sara Brillante. Angela Casa Languida, ecco qua. Io vado col successivo, Marinella Giuni. A tutti coloro che ci scrivono, tanto faccio presente, sarete salutati dopo, alla fine. Isabella Galeotti, che è già stata con noi, Andrea. Esatto. Valentina Nutto, la stessa cosa, che salutiamo anche lei, tra l'altro ha fatto anche sia da giudice che anche da conduttrice. Eccola qua, la Katia mettiamo dentro. Biscioneri. Daniela Merola. Daniela Spargoli. Luisa Patta. Ada Magnano Trussardo. Poi abbiamo Ilene Vesperini. Emanuela Marra. Ok. Sara Barbaglia. Katia Garzotto, anche lei è stata con noi, già la prima edizione. Esatto.
Alcuni sono fatti dei ritorni. Patrizia Birtolo. Natalia Dagnoni. Poi Vanessa Boccadamo. Luisa Colombo. Tania Calabrò. Wilma Coero Borgia. Anna Maria Citino. Francesco Caracciolo. La novità di quest'anno, Andrea, è che le squadre sono anche miste. Esatto. Michi Minini. Quindi sia girone A che girone B saranno tutti quanti mescolati per sfidarsi anche tra di loro. Meki Cena. Poi Cristina Monteburini. Lei Cristina, lo diciamo, non fa sia da buongiorno. giudice che da concorrente, avremo un altro giudice quando toccherà lei, ovviamente. Anna Cobertino. Vito Bologna. Daniela Mugnai. Pasquale Fierro. Mirko Micheletti. Poi Renato Ghezzi. Manuela Rotili. Stefano Meglioralbi. Cristina De Felice. Eugenio Pattaccini. Ed Elio Sabbia. L'ultimo mio, Giuseppe Storti. Renato, tu quest'anno non hai partecipato. Tanto io sto mescolando. Stop. Anche io, guarda, ecco, la mia coppa è bella piena. Ok. Nel frattempo, prima di iniziare i sorteggi proprio, faccio presente a tutti quanti chi è che non ha mandato una fotografia, se entro una settimana, 10 giorni al massimo, se ce la può mandare, senza libro in vista, ovviamente, perché come sapete i libri verranno svelati la sera della diretta. Ok, Ok, allora vogliamo partire con il primo sorteggio, Andrea? Sì, inizio a tirare fuori il girone e poi dopodiché sì, visto che prima ha tirato fuori la B, sarò io a fare la prima estrazione. Ok, Vediamo che numero e a che data allora. coincide. Renato, se mi dai tu lo stop per l'estrazione. E c'hai l'audio staccato, Renato. Ok, stop. Allora, il numero 9 del 2 dicembre 2024. Perfetto, allora vado io col primo numero. Ecco qua. Qualcuno di voi mi dia lo stop perché tiro fuori il numero. Io lo do. Stop. Eccolo qua, preso uno. Girone 9, vediamo il primo estratto. Chi è? Ilenia Vesperini, che si Sto con sfiderà lei. con. Adesso vediamo Milena. Tanto vado a Vai, segnare Milena. Ilenia Vesperini. Stop. Vai. Sembriamo alla lotteria. Anna Sì. Cobertino. Ecco, è che me lo segno. Aspetta, che segno anche Anna Copertino. Allora, 2 Ok, qualcun altro di dicembre voi, o 2. Stefania, o datemi lo stop. Stop. Ecco qua l'altro nome. Vediamo chi esce. Miki Minini. Cristina, altro numero. Ok. E dopo procederai tu, Milena, alla prossima estrazione. Stefania. Stop. Numero 4 del 28 ottobre 2024. Ok, prendo un bigliettino, Andrea. Vai, Milena. Wilma Quero Borgia.
Ecco, un attimo lo segno. Vilma. Poero. Ok, adesso faccio, riprendo io. Chi mi vuole Stop. dare lo stop, io mi fermo. Stop, Andrea. Eccolo qua, apriamo. Renato Ghezzi. Mio. Eccolo. L'altro nome, Milena. Aspetta, eccolo qua, vediamo, vediamo. Quattro. Daniela Mugnai. Ok. Daniele Mugnai, aspetta che me lo segno. Ecco, Cristina, altro numero. Daniela è una femmina. Come? Era una donna, Daniela, non Daniele. Daniele Mugnai, hai detto? Sì, No, Daniela. Daniela. No, è Daniele Mugnai, è un uomo. Ah, ok, allora ho sbagliato io. Ah, No, non ti ok. preoccupare. Stop. Numero 1 dell'8 ottobre 2024. Vediamo chi aprirà le danze, quindi vado io con un altro nome. Stop. Eccolo qua. Peso, peso, adesso sta tirando fuori. Vediamo chi c'è. Stefano Meglioraldi. Milena. Vado. Isabella Galeotti. Isabella, adesso lo segno, Isabella Galeotti, vado pure a pescare, successivo. Stop. Vanessa Boccadamo. Tre. Stop. Numero 14 del 27 gennaio 2025. Tocca a me. Ho capito, sì. Saltato fuori da solo. Vediamo chi è. Cadia Viscioneri. Adesso lo segno, aspetta, Katia Piscioneri. Ok, vado io. Stop. Eccolo qua. Vediamo chi ci abbiamo. Cristina Monteburini. Eccola. L'altro nome, Milena. Angela Casa La Guida. Casa Languida. Andrea, io con i nomi. Nel frattempo, chi c'ha due profili come Angela Casalanguida, siccome sta come qui, Angela che autore, ci facesse presente con quale profilo vuole essere presente e memorizzata, perché tutti quanti dopo verrete aggiunti su una chat di gruppo di Messenger dove vi manderemo la locandina con le fotografie come le avremo tutte e vi manderemo anche il link della diretta 20 minuti prima circa, come sempre. E quest'anno facciamo presente chi non si presenta. Non sarà risorteggiato come abbiamo già fatto, ma perderà il turno di diritto, quindi sarà escluso matematicamente. Almeno una sfida a due c'è di sicuro. Se non si presenta nessuno, procederà solo a quel punto la stazione se nessuno dei tre è presente. Allora, numero 13 del 20 Ok, te allora vado io. Se gennaio 2025. l'ultimo Stop. l'hai pescato, eccolo qua. Vediamo chi c'è. Tania Calabrò. Vado io. Manuela Marra. Anna Maria Citino che ha scritto non riesco ad entrare e tanto stasera non bisogna entrare, solo i sorteggi sono. Non è Stop. Eccolo qua. Vediamo chi c'è qui dentro. Eugenio Pattaccini. Dimmi quanto hai fatto, già pronto. Stop.
Allora, numero 2 del 14 ottobre 2024. Perfetto, te l'ho qui davanti, ok, il 2. Vai, vai Milena. Milena? Sì. Manuela Rotini. Lo stesso Manuela Rotini. Ok, segnata, adesso riprendo il bicchiere. Stop. Giuseppe Storpi. Elena. Katia Garzotto. Katia Garzotto. Stop. Numero 10 del 9 dicembre 2024. Ok, vado io. Stop. Patrizia Birtolo. Luisa Colombo. Luisa Colombo. Colombo, ok, eccomi. Stop. Daniela Merola. Tocca a me? No. No, gli tocca a Cristina, poi dopo tocca a te. Stop. Numero 6 dell'11 dicembre, scusate, l'11 novembre 2024. Bigliettino. Natalia Danioni. Segno subito Natalia Danioni. Ok. Stop. Pasquale Fierro. Vai Milena. Nome lunghissimo. Marco Francesco Picasso. Marco Francesco Picasso. Ok. Chi tocca? Tocca Andrea. Tocca a Cristina tirare fuori il nuovo numero. Ok. E poi devo andare io. Stop. Numero 3 del 21 ottobre 2024. Ok. Stop. Luisa Patta. Angela Caputo. Angela Caputo, vado con l'altro nome. Stop. Anna Maria Citino. Ultimi numeri. Stefania, aspettiamo te. Stop, scusa. Numero 7 del 18 novembre 2024. Tocca a me, veramente. Sì. Mirko Micheletti. Mirko Micheletti, ok.
Micheletti, ok, eccomi qua. Stop. Serena Barzottelli. L'ultimo Milena. numero. Stop. Cristina De Felice. Gli ultimi, dai. Vai, stop. Questa volta puntuale. Caspita, prima mi era un po' una. Infinito questa cosa. Numero 12 del 13 gennaio 2025. Ok, vado io. Stop. Marinella Giuni. Milena. Ada Magnani Trussardo. Ada Magnani Trussardo. Ok. Stop. Sara Brillante. Stop. Numero 8 del 25 novembre 2024. Daniela Spargoli. Daniela Spargoli, ok, Spargoli. Stop. Vito Bologna. Milena? Sì. Francesco Caracciolo. Francesco Caracciolo, ok. Andrea? No, l'ultimo Sì. girone. L'ultima data, Andrea non... scusami. Eh? Ne restano altri due, no? Quindi non c'è Sì, una altri due, sì, c'è combinazione. rimasto il 5 e l'11 da riempire. 5, no, Aspetta. scusa, 5 e 11 e qui, sì, 5 e 11. Undici del 16 dicembre 2024. Vado io? Ok. Vai Milena. Michi Cena, non so come si è. Sì, si legge così. Ditemi voi quando devo tirare fuori. Ok, Top. vediamo chi ci abbiamo. Sara Barbaglia. Ok, l'ultimo. Sì. Elio Sabia. Elio Sabia. Ok. E poi c'è L'ultimo. rimasto l'ultimo girone che è rimasto, il 5. Fai vedere per correttezza che c'è anche il 5. Sì. Andrea, ma io non ne ho più bigliettini però. Mi stai saltando qualche nome? No, tutti li ho presi tutti. Adesso verifichiamo un attimo. Allora, Perché io ne ho ancora 5 tre. del 4/11/2024. Io perché ne ho ancora qui dentro, ne ho ancora due, quindi ne dovresti avere ancora uno, te. Non so, io tutti credo di averli usciti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Dov'è? Non è un 9, problema, perché tanto io qui ce n'ho due, vediamo 10, la pochi mancano a te e mette, la 11, persona che manca è quella. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, ne manca uno da te, dopo vediamo un attimo chi è che manca. Tanto è, io intanto allora, tiro fuori questi, tanto ormai gli ultimi rimasti. Abbiamo qui intanto Margherita Bonfiglio. Tanto aspetta, lo segno. Margherita. Buon figlio. Ok.
prendo quell'altro pure, Valentina Nuccio, e poi adesso vediamo chi è che manca dal girone tuo, aspetta, intanto vediamo subito, vado a prendere, aspetta, la tabella che ce l'ho qua, aspetta che apro il computer, che ce l'ho qui sotto, in sintonia. Adesso aspetta Milena, poi mi leggi i nomi che c'hai, vediamo subito. Ok. Vediamo subito chi è che ci manca. Eccolo qua, la tabella, apri. Ok, leggimi i nomi che intanto io qui li ripenno, così almeno vediamo chi è che manca. Marco Francesco Picasso. Marco Francesco Picasso, ok. Poi? Isabella Galeotti. Isabella Galeotti, aspetta che la vado a cercare. Ok. Manuela Rotuli. Ce l'ho. Francesco Caracciolo. Francesco Caracciolo, ce l'ho. Luisa Colombo. Luisa Colombo, ce l'ho. Katia Garzotto. Katia Garzotto, eccola qua, ce l'ho. Mirko Micheletti. Mirko Micheletti, ce l'ho. Elio Sabbia. Ok, ce l'ho. Cristina Felice, De Felice. Cristina Felice, ce l'ho. Daniela Sfargoli. Ok, c'è. Meki Cena. Meki Cena, c'è. Natalia Dagnoni. Natalia Dagnoni. Natalia Dagnoni, aspetta che vedi. Eccola qua, ce l'ho. Ada Magnani Trussardo. Ada Magnani Trussardo, ce l'ho. Katia Piccioneri. Katia Piccioneri, ce l'ho. Anna Copertino. Anna Copertino, eccola qua, ce l'ho. Daniela Mugnai, Daniele Mugnai. Daniele Mugnai, ce l'ho. Wilma Quero Borda. Sì, c'è. Emanuele Marra. Emanuele Marra, ce l'ho. Angela Caputo. Angela Caputo, c'è. E Angela Casala Languida. Sì. Esatto, manca la Labaia Annavalente. Ecco che non c'hai. Ok. Ok, allora mettiamo Annavalente. La Labaia Annavalente, è lei che mancava. Allora, adesso nell'ordine, come li mettiamo? Magari facciamo decidere al giudice. Chi vuoi mettere prima? Margherita, Valentina o Anna? Valentina. Valentina, poi per secondo? Margherita e poi Anna. Ok, così almeno è tutta una cosa casuale, che non è una cosa voluta. Tutto in diretta abbiamo fatto. Ok, Margherita e Anna, a posto. Questo è quanto, finito. Il mio bicchiere è di nuovo pieno, caro Andrea. E il mio si è vuotato perché l'ho appoggiato tutti qui da una parte. C'è una strage di biglietti qui sotto al tavolo che non vi immaginate. Bene. Renato è stato in silenzio, ha ascoltato. Sì, ascoltato, seguito. Nel frattempo tu, Marinella, quando sarà prima del 3 di febbraio, quando ci sarà la puntata numero 15, che tu ovviamente sarai sulla 16, la settimana prima, praticamente il 27 gennaio, ti dovrai praticamente alla fine il 27 gennaio, quando sarà conclusa la puntata, ti aspettiamo per, diciamo, tirare fuori se vuoi dei nomi, oppure se no di tua conoscenza, oppure se no di quelli che sono stati eliminati, come abbiamo detto, sia da una parte che dall'altra. Stefano mi sa che si è frizzata. No. Ma tu hai detto Marinella, io mi sono fermata. Ah no, volevi, scusa, no Marinella, volevi Stefania. Allora, scusa, dicevo, mi sono sbagliato nome. Le lascio un messaggio. No, ho sbagliato io, scusa, volevo dire Stefania. Andrea, mi sa che stasera abbiamo preso poco caffè perché sembra che terminiamo. Io non l'ho preso, stasera non lo bevo, quindi. Allora. E niente, allora, come ti dicevo la Stefania, a te aspetteremo presente il 27 gennaio a fine puntata, che se ci vorrai dire 5 nomi di chi vuoi, 5 nomi, oppure se no se ne vorrei mettere in gara di 5 di quelli delle sfide precedenti, poi deciderai tu. Il 27 gennaio. Il 27 di gennaio, questo sì, perché la settimana dopo ci sarà quell'altra sfida 3, il girone 15, che sarà, diciamo, rimasto vuoto, che ci saranno 3 posti da riempire,
diciamo due posti da riempire su quella del 16 dove sarai tu. E quindi quei posti li riempirai tu con chi vorrai. Se non vorrai proprio, faremo estrazione tra le persone che, come abbiamo detto, che sono state eliminate. O di tua conoscenza, vedi tu se vuoi portare qualcuno, poi se vuoi prendere qualcuno tra gli eliminati, se no, gli eliminati vi sorteggeremo noi se non vuoi prendere questo incarico. A tuo piacimento. Sei tu la vincitrice, sono tutti nelle tue mani. Insomma, Stefania, ne hai tempo per pensarci? Infatti è quello che mi consola, che c'è tempo. Il bello è che tanto anche gli eliminati proprio all'ultimo non possono dire niente neanche a Stefania, se la, tra virgolette la volessero corrompere non ci riuscirebbero perché apposta Stefania entra proprio alla fine proprio di tutto per queste cose. Quindi La se non sfida. voleste trovare il furbo non ci riuscirà in questo modo. Quindi Andrea, che cosa ci aspettiamo? Nuovi libri? Nuovi libri e soprattutto sfide anche più agguerrite perché non saranno in due ma saranno in tre. Quindi Certo. C'è la anche in caso di ritiro di qualcuno non c'è la vittoria tra l'uno e l'altro, ma saranno in due a sfidarsi, quindi la sfida si farà comunque, a prescindere se qualcuno rinuncia. Però speriamo che gareggino tutti, speriamo che nessuno rinunci. Andrea, che dici se passiamo ai saluti? Sì, Mi esatto, sono fate quello che volevo piaciuto. dirti, ma è anticipato, adesso li vado a prendere, eccoli qua. Andiamo in fila, Matteo Mondini, buonasera a tutti, un bacio grande alla mia Cristina. Sara Brillante, buonasera a Grazie, tutti. Poi Giuseppe Storti, buonasera a tutti, un saluto ad Andrea Anselini, Milena Bonvissuto, salutiamo a Giuseppe. grazie. Ciao Giuseppe. Luisa Colombo che augura buonasera a tutti, come Natalia. Luisa Colombo che mi saluta, ciao Luisa, ti saluto tanto anch'io. Isabella Gherotti, buonasera a tutti. Angela Cautore che augura buonasera. Poi Angela, facci sapere se usi il profilo Casalanghi oppure usi questo, perché ci servirà un po' per menzionarti. E poi abbiamo Adele Muscato, ciao Milena, Cristina, Stefania, Renato, Grazie Andrea e voi ascoltatori, buona diretta. Abbiamo intanto Adele. Marinella che ci ha raggiunto, eccola, l'aggiungiamo. Ecco, al primo. Ciao, Ciao ma già che è Marinella. ritardo. Ciao, eccoci. Proseguiamo nei saluti, dopo andiamo da Marinella. Abbiamo Claudio Zilli, che ci ha scritto subito dopo anche lui, Claudio. salutiamo Claudio. Anna Valente, buonasera, ci sono. Sara Billante che ha scritto tutto ok, poi Donato Rinaldi DR che manda un abbraccio, Luisa Colombo che saluta Milena, poi Ciao Luisa. Matteo Mondini che scrive: è stata una grande esperienza, cioè a dir poco stupenda, grazie a tutti voi per averci intrattenuto con questo bellissimo canale, grazie a te Matteo, ma ovviamente grazie anche a tutti coloro che ci hanno seguito. Anna Mercitino, sì, questo è prima che non riusciva a entrare, comunque la salutiamo perché poi ha scritto ciao. A posto, non ce ne sono più. I saluti, finiti qua. Poi Bene. comunque facciamo presente la puntata, resterà comunque sul mio profilo Facebook e verrà caricata anche su YouTube. E proprio una settimana prima, praticamente anziché dell'8, la settimana prima, il giorno 1, ci ritroveremo, che gli leggeremo gli incroci, queste cose qua, gli diremo chi si sfida, diremo praticamente alcuni regolamenti, come abbiamo già detto alcune cose adesso, così almeno tutti ne sono al corrente per iniziare poi la settimana successiva di martedì 8. Però le sfide solo l'8 sarà di martedì, il resto saranno sempre di lunedì. Bene. Andrea, hai finito Allora, di diamo la parola fare? intanto a Marinella che è arrivata adesso, che non è presente all'inizio, quindi a te la parola Marinella. No, io la rimando a voi perché io sono arrivata così al volo e non so di che cosa avete parlato prima. No, Aspetta che infatti, ho fatto faccio. presente che se sei stata un pochino più tardi. Sì, Me sono l'hai detto, appena infatti, l'ho detto a arrivata. tutti che sei stata un po' dopo. Allora, Sì. intanto la domanda che ho fatto a Stefania e a Renato. Questo format ti è piaciuto? Che cosa ne pensi? Ma mi è piaciuto tantissimo, perché comunque ho conosciuto persone nuove, mi sono confrontata anche con le domande, riflettendo anche su quello che io avevo già fatto e magari io davo per scontato, per altri non lo era, e quindi è stato uno stimolo interessante. In più sono stata contattata da alcune persone, proprio oggi, l'ultima proprio oggi,
che mi chiedeva delle dritte per la promozione del proprio libro. E quindi ho pensato poi di menzionare anche questo format, perché così è possibile anche aprire anche ad altre persone questa esperienza. Questo perché l'ho provata io e mi è piaciuta tanto, per cui posso parlarne solo bene, ecco. Invece abbiamo avuto Grazie. anche tanti nuovi autori che si sono aggiunti, no, Andrea? Sì. Esatto, abbiamo una decina, diciamo, di, tra virgolette, diciamo, vecchi autori che ci sono già stati e altrettanti nuovi. E poi, tra l'altro, ce ne sono altri che si sono prenotati nel frattempo, lo diciamo, anche a, diciamo, a conclusione, diciamo, di prenotazione, quindi qualcuno addirittura mi ha chiesto se poteva venire, io ho detto purtroppo non è disponibile, si sono già voluti prenotare per la terza edizione e io ho detto aspettate, perché lo faremo presente più avanti, c'è ancora tempo. Però Quindi lo abbiamo già detto che vuole inserisceremo, venire per la dai, terza, anche se ancora non è partita la lesione. non li lasceremo così, li porteremo con noi nei salotti. Sì, ho preso comunque il nominativo, io ho detto, se volete venire intanto al salotto, quello che è, o i programmi miei o di Milena, vi aspettiamo. Per la terza edizione, poi quando sarà il momento, daremo il via, che sarà comunque anno nuovo 2025, come abbiamo fatto per questa, inizio 2024. Comunque, i tre autori presenti, anzi quattro autori, perché anche il nostro giudice è un'autrice. Se volete venire, magari in una live, insomma, potete naturalmente farlo, no, Andrea? Esatto, quello sì, Presentare sempre. la sua nuova opera. Ma volentieri, ne Esatto. riparliamo quando uscirà il mio prossimo libro che varrà la pena presentare. Certo, noi ne Sì. saremmo lieti. Anzi, Andrea, ne approfitto per ricordare che mentre le live del Salotto di Palme si fermano, io proseguirò per un altro po'. Domani, infatti, avrò Gina Marcantonini e Giovanna Russo con due libri di nuova uscita. Mercoledì, doppio appuntamento alle 15:30. Mercoledì sarò collegata con il Messico. Ci sarà anche una persona che conosce bene lo spagnolo, perché avrò un ospite, un artista che diciamo crea dei musei un po' alternativi, quindi è anche una cosa molto bella da vedere, anche se l'orario per noi, insomma, sono le 15:30, per ora, insomma, c'è un credo che siano 6 o 7 ore di differenza. La E loro poi deve la essere sera. verso le 8:30, infatti. Infatti, mentre la sera andrei alle ore 21 e avrò l'autrice della casa editrice Atelier Edizione, Sofia Ruppa, con un bel libro. Ok, Quindi, io invece domani sarò ospite tutto il giorno al giorno dell'autore, dalle 10 alle 19 sulla pagina Facebook Invisibili di Ilaria Ferraro, però io vi risponderò tra le 13 e le 14 o dopo le 17:30, oppure se volete sabato sarò ospite da Daniela Mera e Chiara Vergani, insieme a me ci sarà Roberta Alberti. Queste le uniche due, diciamo, dirette dove sono uno scritto e uno online, perché io come detto mi fermo per qualche tempo e mi prendo un po' di pausa, però ogni tanto andrò a dare una mano a Milena quando mi chiede aiuto. E nel frattempo farò solo certo. qualche ospitata dove sarò richiesto e dove sono ospite. E nel frattempo approfitto per ringraziare anche Eugenio, anche per fare presente a tutti che questa di questa sera per me, partendo dalla prima, se qualcuno ha letto oggi da Facebook, dalla prima del 24 luglio 2020 fino ad oggi, questa sera è la mia millesima diretta online, tra conduttore e anche come ospite. Bello. Grazie. E quindi ringrazio anche Eugenio Pattacchini che ha fatto anche una clip pure dove parla anche di queste mie dirette in breve, quindi non posso che ringraziarlo per quello che ha creato. Se volete vedere il video lo trovate sul suo profilo, da me, su YouTube, lo trovate in ogni dove. Invece Andrea, Bello. vorrei invitare tutte e quattro, adesso li possiamo chiamare autrici senza giudice, ogni domenica, naturalmente ad ogni autore, dedicheremo una giornata, quindi nella biblioteca parlante, dove si parlerà di libri e altri autori vi faranno delle domande. La trasmissione, cioè la trasmissione, l'intervista scritta dura dalle 9 alle 19, quindi avrete modo di rispondere nel momento in cui sarete liberi. Però è una cosa interessante perché ci sono delle domande che di solito non si fanno e lì potrete postare tutte le vostre opere. Quindi è un incentivo in più, insomma, per farci conoscere. Quindi prima di ogni domenica vi contatterò. Bene.
Volentieri. Grazie. Grazie. Okay. Avete qualcosa da dire voi, Stefania? Intanto Stefania, Marinella e Renato, nell'ordine come siete disposti, o anche voi del pubblico, se avete qualcosa da dire prima che chiudiamo, tanto abbiamo ancora un po' di minuti. Prima di chiudere, però, una cosa la vorrei dire, aspettavo che la dicessi tu, ma insomma, ancora non ti sei fatto avanti. Io Andrea, no, infatti, lo so cosa vuoi dire, te lo dico proprio in conclusione, proprio la volevi fare. Adesso. Allora lasciamo la berlatina e ti lascerò a te l'onore. Allora, no, non ti preoccupare, tanto lo diciamo insieme, iniziate con qualcosa e avanti con il resto, dai. No, intanto facciamo parlare gli ospiti se hanno qualcosa da aggiungere. Ma no, io vorrei solo ringraziarvi perché è sempre una bellissima iniziativa, mi rendo conto che sia anche un impegno grande per voi, è stato un piacere, lo sarà ancora e vi auguro tutto il bene possibile. Grazie Stefania. Io vi ringrazio, insieme a me vi ringrazio anche l'Armida, l'ormai celeberrima Armida, perché spero presto di potervi svelare il seguito del Pauletto. Quindi oltre ai miei ringraziamenti ci sono anche i suoi, perché ormai è diventata famosa. Infatti, e voglio sapere tanto di quel testamento. Sì. lo saprai. Va bene, anch'io vi ringrazio tantissimo, perché mi rendo conto dell'impegno, del tempo e dello sforzo che vi richiede tenere queste trasmissioni. Mi sono divertito tantissimo, non vedo l'ora di esserci di nuovo l'anno prossimo, quindi grazie davvero tanto e arrivederci. Grazie a voi. Adesso. Cristina? Io ringrazio la partecipazione che mi avete dato, l'opportunità di partecipare a questo programma, sia soprattutto Andrea, che è stato lui a incitarmi, poi il piacere di aver conosciuto anche a me nuovi autori, sia emergenti che non emergenti, quindi una bella esperienza che spero di rinnovare poi per la nuova edizione. Sicuramente. Sì, infatti, perché lo diciamo, infatti Cristina mi cercava di fare qualcosa con me, io con Milena sto partendo con questo programma, perché non viene a fare da giudice? Gli ho spiegato più o meno come era, ha accettato e è stata qua con noi, anzi ringraziamo anche per tutto l'aiuto che ci ha dato, anche gli altri giudici che ti hanno sostituito quando non c'eri, a Eugenio, a Valentina pure, li ringraziamo nuovamente. Esatto, grazie a tutti. E poi abbiamo già, lo diciamo poi, per la nuova edizione anche dei giudici già pronti che saranno riconfermati, che sarebbe appunto loro, Eugenio, Valentina, abbiamo anche Giuseppe Storti che verrà anche lui come giudice, quindi abbiamo già diverse, diciamo, riserve pure di giudici, quindi non ci manca, la squadra è al completo. Abbiamo una squadra di autori, ringraziare tutti, le squadre di calcio, noi abbiamo le squadre di autori. Andrea. Inizia te, visto che prima hai iniziato a dirlo te, lasciatela una parte o poi finisco a dire il resto. Dove adesso finisci te vado io. Se vogliamo dire la stessa cosa. Sì, però no, adesso inizia, dopo ti dico il resto. Non ti preoccupare, vai. Insieme a Eugenio Battaccini e altri 10 autori abbiamo dato vita ad una nuova antologia. Ci raccontiamo, io personalmente ho parlato di un'amicizia che è considerata un amore, anzi al contrario, l'amore che non è altro che un'amicizia impazzita. E questo è il titolo del mio racconto. Poi c'è Andrea che ha un racconto e una poesia e così via tanti altri autori. Ha un costo irrisorio, un euro l'ebook credo, no Andrea? Esatto, un euro l'ebook e 10 euro proprio il cartaceo che è uscito tra l'altro proprio ieri sera. E siamo tra i primi 100, no? Esatto, però proprio poco fa ho visto prima di cena che l'ho pubblicata anche su Facebook in una categoria, mi pare, gli epistolari, questa antologia è già giunta al primo posto tra i best seller di Amazon. Quindi chi io ci sarò con una poesia, come ha detto Milena, con una poesia e un racconto che si chiama proprio Il mio amico Andrea e il pesce palla, un racconto ironico che ha a che fare con l'amicizia, e più una poesia, che è una prima poesia che ho dedicato a Andrea, che si chiama Drogati di amicizia. Grazie. Andrea, potete vedere anche il video su YouTube, potete vedere, perché esiste anche un video, il primissimo video che ho fatto con Adele, per me sarà circa 12-13 anni fa quella poesia.
Andrea, chi lo sa, magari un giorno facciamo un'antologia con tutti gli autori che abbiamo avuto presenti. Sarebbe una bella Sarebbe cosa. bellissimo, interessante. Si potrebbe, sai cosa? Adesso che lo dici, mettere come premio anche tra l'altro per le nuove edizioni, per chi vincerà, a creare Beh, un'antologia con speriamo, queste sarebbe una cose. cosa molto bella. Magari dare, che ne so, Esatto. all'Ermida qualcosa da fare e invece alla Lalla, chi lo sa, magari farla incontrare con l'Ermida, ne avevamo Secondo me vanno parlato, d'accordo. credo. E Sì. poi Renato, non so, tu che cosa, che, se ti vuoi far incontrare, insomma, i tuoi personaggi con l'Ermida e con Io la penso Lalla. che se incontrassero Richard, che è un bel ragazzone hockeyista, sarebbero felici Sì, o se le no, Renato, potrebbero giocare a ping pong, la Lalla e l'Armida. Sì, dai, anche. Io vedo bene anche l'hockey. Bene, Andrea, abbiamo dato vita ad un nuovo progetto. Ecco, l'esempio Esatto. delle nostre live è questo, andare a creare quella che volgarmente si chiama rete, io la chiamo amicizia, anche se non ci conosciamo personalmente, ma ormai siamo quasi di famiglia, no? È vero. Eh sì, vero. Sì. Bene, ragazzi, non Esatto. c'è altro se non aggiungere che il vostro affetto è molto importante. Esatto, e soprattutto faccio presente in chiusura una piccola parentesi, senza dire più di tanto, che io e Milena, insieme a Eugenio, appunto, e Percose, altre persone proprio, tra l'altro, stiamo preparando una cosa che adesso tra non molto verrete a conoscenza. Stiamo facendo un work in progress molto, molto interessante. E ci sarà poi, tra l'altro, appunto, anche, come abbiamo detto, siamo io e Milena, ci sarà Percose, Eugenio, abbiamo poi chi è che è l'altro? Aspetta, non mi ricordo Aurora l'altro e nome, Aurora, sì, esatto. Tornella entrerà dopo. Sì, esatto, siamo tre uomini e tre donne per adesso. Stiamo preparando qualcosina che tra non molto vi sveleremo. Quindi preparatevi che sarà una cosa che coinvolgerà tutti, una grande cosa. E in più verranno poi nel tempo anche altre persone. Bene, aspettiamo. Sì, Vulcanici. Diciamo che vi stiamo tratteniamo tutti lavorando dentro. giorno e notte, però sarà una cosa Ma molto bella, pensate molto se. interessante, che dà molta visibilità a tutti. Bene. Ottimo. Bene. Bene. Andrea. Ok. E nel frattempo io ringrazio appunto nuovamente tutti voi qui presenti, anche tutto il pubblico, e faccio presente di nuovo, come ho detto all'inizio, che aspettiamo entro una settimana e 10 giorni, se volete, una vostra fotografia che ci servirà per la locandina, per la nuova edizione. Quindi quando potete mandatecele sia a me che a Milena, che ve le pubblicheremo e poi vi manderemo tutto quanto appena pronto. Verrete aggiunti su una chat di Messenger, come abbiamo già fatto su questa edizione, dove manderemo proprio la locandina appena pronta. E 20 minuti, mezz'ora prima, il link della diretta. Ottimo. Bene, detto questo, godetevi un po' le vacanze, ma intanto scrivete, però di tanto in tanto ci sentiamo e facciamo qualche incursione. Sì, Volentieri. volentieri. Manteniamo vivo l'interesse, Esatto. sicuro. Vero. Ciao a tutti ragazzi, ciao Ok, Andrea e grazie a Elena. tutti e grazie a voi. Ciao, Buona serata a tutti e grazie. grazie ancora a tutti quanti. Ciao Ciao a Renato, tutti. buona serata. Grazie, Ciao grazie. ciao. Anche a voi, ciao.